Allora, io sono Marco Scron. E io sono Shifty Mine. Buongiorno, bentornati nella Shifty Grand Faf Craft. Esatto. Dunque, nell'ultima puntata abbiamo fermato come merde e abbiamo ottenuto due, cioè la quantità per fare due troll idol. Ne ho fatti due perché non serviva a nient'altro la roba che abbiamo ottenuto, quindi magari se ci dà un drop di merda questo dallo boss. Me uno, dallo a me. Ho molta paura che tu possa usarlo nel momento sbagliato e ce ne troviamo due contro, eh. Va bene. Allora, ho fatto delle mele d'oro, anche se l'ultima volta non sono molto servite contro Golarlust. Io suggerisco a... Ma che è sto schifo? Ma se ne vada lei. Suggerisco alla Shifty cecchina di mettersi in un posto alto, tipo quest'albero, e riparato. Cioè, okay. Così non moriamo, io mi teletrasporto da lei nel caso. Vuole dei blocchi per caso? No, per salire? Ce la faccio. Molto bene, quindi invece io andrò in corpo a corpo. Riuscirà la nostra amica a salire? Torno a ripeterle se vuole dei blocchi. Sì, dai, mi dia dei blocchi, grazie. Ah, vedi? Dove sta andando? No, forse ce la faccio. Ah, ma non era molto difficile effettivamente. Ok, guarda quanto sono brava. Ma sei bravissima. Dove sei? Dove guardi? Sono qui. Salve. Allora, lei è pronta? Sì. Saremo mai pronti contro un boss? Contro in questo gioco? Non io, penso proprio. Io mangio la mela, signori, si evoca, eccolo! Musica truzza! Amore, ti prego, sparagli! È fortissimo! Aspetta, cerca di stare lontano, sennò... Oh, porca paletta! Cazzo, crepa! Oh, porca paletta! Ok. Oh, dove porca paletta! Dove è andato? Ah. No, quando cazzo. Ma mi fa volare in alto! L'ho visto. Oh, raga, scusate. Io lo sto colpendo, Tu lo stai colpendo? Bravissima. Yeah. Aspetta, prima mi metto tutte le cosine. La tua arma è proprio lenta. Sì, però lenta. È forte. Lenta. Ma lui non riesce ad raggiungerti da lassù? No, nope, non mi vede. Ottimo, signori, ottimo. Dov'è? Dov'è Chicco? Chicco? Già sta a metà. È lì dietro di me, ho paura. Dove si dovrebbe essere? È là, non riesco a raggiungere. Ok, sì. Ah, eccolo. Lo vedo pochissimo adesso. Ho preso una farfalla. Portarci su della farfalla. È il re dei troll. Ah, io. No, perché mi lanci in aria così? Perché sta musica poi? Non lo so, le musiche sono orripilanti. Comunque io non ancora Leo. Cosa? È Leo questo, secondo me. No! Mentre giochiamo. Sì, vabbè, ho capito. Sì, te lo dico io. Dov'è Ciccio? È qua. Oh merda, dove? Là. Ah, meno male che si incastra laggiù. Io sparo da qua. Ma se devo smetterla di beccare i grilli. Dai! Lenta può quest'arma. Eccolo, in corpo a corpo ce la faccio. Vieni qui, Chicco. Muori! L'ho ucciso! E adesso muoio male come una merda. Muoio male. Lo sapevo che morivo male. però è morto. Vuoi l'altro, dai, te lo lancio. Raga, vediamo che ci ha dato. No, aspetta, perché con l'altro c'è un attimo un problemino. Ci ha dato un'arma, il Blue Barrel, very slow. Vediamo un po'. Very slow. Con che cosa spara? Very slow speed, fa 13 damage, invece quello nostro fa... è la statua! Ah, cioè dobbiamo richippare la statua che hai distrutto. Ah sì, confermo che se premi col tasto sinistro la statua esplode. D'accordo. Chi lo sapeva, scusa. No, nessuno lo sapeva. Allora, però prima di andare avanti dobbiamo assolutamente vedere il Blue Barrel con che arma va. Va con i Metal Slug, che sono limonite più polvere pirica pirotecnica. Ok, quindi andiamo a vedere un pochino qua giù. Andiamo a prendere la limonite. Andiamo a prendere la gunpowder che dovremmo avere, yes. E ognuno di questi non dovrebbe fare 16. Quindi adesso mi giro. Dove sei, amore mio? Dunque. Ma non ti fa del male, però. Non che, è... che gusto c'è? Comunque, tipo, c'ha un rinculo incredibile. Andiamo alla mucca. Boh! Figo quest'arma. Mm-hmm. Un po' lenta, però figa. Allora... Qui effettivamente, mentre guardavo, diceva che ci stanno tante armature che danno, oh mio Dio, ho paura, l'immunity al fall damage. Quindi secondo me forse è il caso di fare l'armatura di ametista. Quanto anche questa da...
Anche questa qui, Increase Gravity Techno. Cazzo, quanto è forte questa, scusate. Abbiamo 42 di ametista. Allora, senti, visto che non sprechiamola tutta, me la faccio io che gli vado in corpo a corpo, tu continui a bersagliarlo da là. Va bene. Va bene. Se non vuoi quell'arma a ricarica energetica, ti do questo. Dai, le alterno magari. Le puoi alternare. Tac, dai. Tac. Allora, l'armatura di ametista e i diamanti. Altrimenti facciamo così. Uno vado in mele? Soltanto. No, ce l'ho, okay. Grazie. Cioè, ce n'è una soltanto in realtà, però... È andata bene che quel tizio non ti targettava, chissà come mai. È perché era lontano. Eri troppo lontano. Ma perché adesso foto? Sei diventata bolognese, amore mio? Cosa mi stai dando? Ah, grazie. Il trollino. Ok, adesso dovremmo riuscire. Mamma mia, come sempre sei più. Rosa. Come sono? Che schifo davvero, ragazzi. Brutto, 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 brutto. Adesso non dovrei subire più il fall damage. Quindi ricominciamo la nostra... Ecco. Sono morto soltanto 4 volte contro il boss più stupido del gioco. Molto bene. Allora, dov'era la tua postazione da cecchino? Era... C'è un ente che sta ingroppandosi un albero. Oh mio Dio, che scena raccapricciante. Oddio. Stavo... Dov'era? Era qui sopra? Non ricordo. No, ma mi sa che mi sono sbagliato. Aspetta, non era questa, era esplora. Esplora. Ok, era di qui, di qua. Eccola qua, ho trovato la tua postazione, mi segua. Sì, esatto, questo. Può salire sull'albero, madama. Lei è pronta? Yep. Ho soltanto una mela d'oro, ma sapremo come usarla. Attenzione. 2, 3, 2, 1. Eccolo. Mamma mia, schifoso. Non mi fai niente. Non mi tirerai su, non mi tirerai su. Adesso mi ha tirato su, però forse. No, ma. Ma mi ha ucciso lo stesso. No, ha visto me adesso. No, ha visto me. Ah, ma come? Mi aggiunge. È stupido. Ma come no? Ha detto che mi dà la. Cioè, mi uccide lo stesso. Perché? E cosa prenderlo adesso, sto mostro? Dov'è la musica triste? Ah, eccolo sotto. Là. Non ti preoccupare. Non posso prenderlo. Amore, adesso puoi spararmi. Okay. Ma diceva che non mi faceva del male. Guarda. Mi uccide lo stesso. Ha mentito. Grand Symbolic Default Damage. Ma sei un bastardo. Con quale rinculo? Con quale rinculo? Ma non è vero. vabbè, arriva pure il ciclope da dietro. Ma perché? Dietro. Cioè, perché mi ha visto... Ma guarda Shifty come lo campera. Sono rimasto deluso, sì, mi sono sprecato 1000 diamanti per farmi l'armatura frocia. Quanto sta lontano. Non riesco più a prenderlo. Mamma mia, ti sparo. Ti è sparo. Lontano. Ma ok, ti non sparo. Riesco. Ti sparo. Ti sparo. Ti sparo. Ti sparo. Oh, di nuovo la musica. Allora. È morto, l'hai ucciso. Grande. Vediamo che ci ha dato. No, non ci voglio credere, ce n'ha data un'altra di quell'arma del merda. Però ci ha dato tipo un botto di diamanti. Come diamanti? Sì. Che andavi? Ma basta musica, perché? Ah, ok, è sparita. Mi ha dato. Io non so quanti ne ho sprecati, però adesso ce ne ho 48. Prima erano 43. Che spettacolo. Io non capisco perché mi sono fatto l'armatura gay e poi non mi funziona, ragazzi. Dice Granzi, muriti tu fall damage. Fall damage? Che cazzo, fall damage? Dovrebbe garantirmi l'immunità? Vedi, no? Mi fa danno. Ma perché? Ma perché? Guarda fai i nostri moltissimo. Due fuccioloni. Ma sono carini questi fucilotti. I fucilotti sono fighi, sì. Poi incrociamo le spade. È stato tutto molto bello. Quindi non ci rimane altro che tornare a casa. Io direi che questi qui... ma io non c'ho i cosi. Io direi che questa qui ce la potremmo fare. Ce la potremmo farmare piano piano, io e te. Perché comunque è abbastanza facile. Se le armature armaturassero come dicono di armaturare. E invece che, no. E che davvero sono delle persone orribili. Perché c'ha anche la possibilità di dropparci un cannone, un archibugio e un'ascia dei troll. Lo voglio, voglio tutto. Vuoi tutto, assolutamente. Ah, amore, cioè, questo qui droppa una... non è l'archibugio, è la balestra che spara le oli frecce. Ah. Però è molto... è fast. Fa pa 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 pa.
Figo, 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 figo. Però per ora e soltanto per ora, io ho scoperto perché non mi saliva di livello la creazione. Perché dobbiamo fare una creation forge. Visto che ci siamo, andiamo. Devi sacrificarti a Satana. Ah, però aspetta, per sacrificarmi a Satana, io ho bisogno di un Blaze Rod. E noi il Blaze Rod non ce l'abbiamo. No, zero. Vogliamo provare ad andare a vedere nel Nether se lo troviamo. Guarda che ti regala l'amore tuo. Bello. Cos'è questo? Che... Mamma mia. Beh, è orripilante. Ma adesso possiamo riprenderlo o deve star lì? Purtroppo se lo sposti muore. Lo lascio lì. Va bene, lo lasceremo lì. Vediamo un po' di portarci con noi qualche punizione dei fuciletti. Che schifo non ci fanno. Certo. Che figo questo. Cioè, è un Minecraft con i fucili fantasy. È davvero figo. L'armatura la lasciamo qui. Come li fai i metal cosi? Wow. I metal slug? Ce l'ho io i metal slug. Aspetta e te li tiro. Tieni. Però senza pinguini io non ci andrei. No. Senza pinguini. Andiamo. Io ho 10 tori. Tu c'hai 10? 10 tori sopra. Ah, 10 tori. Gatti, ok. Tori. Non capivo. È 10 tori di che gatti cosa? Gatti cornuti. Cornuto, oh. Però. Guarda. Oddio. Allora. Tu c'hai 10 cosi, io magno, perfetto. Allora, prenda un pinguino anche lei, se ne vuole. Mi dio, ah, grazie. E andiamo nel Nether a cercare i Blades, signori. Aspetta, pinguini già avuto tutti insieme. Comunque, l'altra volta eravamo entrati nel Nether e poi siamo tornati via, non so perché. Sì, perché sei fuggito. Sono fuggito perché c'era il golem zozzo, quello figo. Ma incontriamo altri draghetti, scommetti. Oh no, c'è! No, io lo uccido questo. Cosa, è morto? Sì. Dai, povero. No, se lo meritava. Se lo meritava di morire. Guarda, allora, guarda chi c'è sotto qui. Chi c'è? Il tuo amico. No, il centipede. Maledetto centipede. Sono dappertutto, sti cosi. Sì, sì, sono davvero dappertutto. Allora, di qua moriamo suicidati. Esatto. Quindi noi eravamo andati di qui. Qui mi manca un po' la porta al gun delle serie tecniche. E c'è la bestia, quella che ti teletrasporta lì, mortacci tua. Qui ecco, c'era infatti. Una tigre, tipo. Amore, aiuto. Non ti aiuto. Vedo. Non vedo un cazzo. Mi ha teletrasportato. Vado là sopra. Non so dove sono. Ah, ok. No, i pinguini attaccano i Pikman. Questi qui sono quegli stronzi che ti danno i totem. Ah, che brutto che sei. Sì, però sono fighissimi i totem perché c'è. Ti possono dare armi random. Quindi, abbiamo qui qualcosa da dare a questi tizi? Io ne ho 3 su 10. Dobbiamo uccidere mostri. Ma le abbiamo a casa, le Nether Gems? No, amore, gliele ho date. Ah. Allora, aspetta, passiamo un altro pinguino. Qua. Eccoci qua. Un pinguino all'orizzonte. Un pinguino per amico. Ma dove siamo finiti? Sono tornato per di qua. Dove siamo passati l'ultima volta, scusa? Tipo ti ho perso. Ho sentito un bling, vero? Sì, sì. Dove sei? Sono qua dietro. Love. Oh, che cazzo. Tu sei sparito. Oddio, dietro. Sto leone di merda. Guarda, lo odio. Ok, ogni leone sono 3 monete, però, eh. La solo pinguino, il leone. Ma il mio pinguino si è andato a suicidare nella lava. Che merda. Comunque, se ci riesco, gli sparo da lontano. La morte! Amore, girati. Dov'è? Girati. Salve. Sparagli. Grandissima. Ok. Perché ah, i pinguini stanno uccidendo i pigman. Sì, ho visto, intelligente. Però i pigman uccidono i pinguini molto più facilmente. Sì. Patati, noi sono tipo ore che cerchiamo e siamo stanchissimi. Quindi abbiamo affrontato mostri indicibili, ma non troviamo la struttura dei Blades. La prossima puntata ci andremo, cioè ve la troveremo là, così non dobbiamo tipo stoppare malissimo questa qua. E così con i Blades possiamo fare il coso con cui sacrificare i pet per ottenere pet maggiori. La lava scappa. Queste cose perché faccio queste cose? Si trovava proprio lì mentre passava. Per una goleardata è successo. Quindi bella per voi, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.